Allora, segretario, iniziamo con l'appello nominale. Per favore. Buonasera a tutti. Bambara, presente. Brogato, presente. Campisi, presente. Cappello, assente. Composto, presente. Coppolino, presente. Esposito, assente. Giardina, presente. Gullotta Antonella, assente. Gullotta Antonino, presente. Manuli, presente. Passalacqua, presente. Carpita, presente. Gabberscek, presente. Corvaia, presente. Sabato, assente. E allora dichiaro aperta la seduta. Nomino gli scrutatori Carpita, Manuli, Bambara. E volevo dare intanto alcune comunicazioni. Una è quella che è stato comunicato nello scorso Consiglio Comunale da parte dell'opposizione, una comunicazione della nomina del nuovo capogruppo, suddivisione commissioni consiliari e sostituzione componente Unione dei Comuni. Con la presente, il gruppo consiliare Noi Taormina comunica che a seguito della nuova composizione del civico consesso, il nuovo capogruppo è stato individuato nel professor Marcello Passalacqua. Il vice sarà Nunzio Corvaia. Per ciò che concerne la suddivisione nelle tre commissioni consiliari, i consiglieri saranno così suddivisi. Prima commissione Maria Rita Sabato, Nunzio Corvaia. Seconda commissione Lucia Gabberscek, Andrea Carpita. Terza commissione Marcello Passalacqua. In merito al componente che dovrà far parte del Collegio dell'Unione dei Comuni, il gruppo Noi Taormina ha individuato il consigliere Andrea Carpita. Vi volevo già dire che le commissioni sono state già designate, per cui nella prima commissione sono stati inseriti il consigliere Passalacqua e Corvaia. Sì, nella prima. Scusa, sì, della terza commissione Passalacqua e nella prima Corvaia. E allora, poi volevo comunicarvi che abbiamo, come ho già detto al capogruppo Passalacqua e al capogruppo Giardina, che abbiamo inserito il timer, ma non sarà un timer, diciamo, intransigente, nel senso che comunque indicativo, che comunque il discorso che ogni consigliere può fare è indicativamente 15 minuti. Ci sarà poi un piccolo segnale acustico che dirà che sono scaduti i 15 minuti, dopodiché si tenderà a concludere. Se però poi si allunga troppo, io sono obbligato a chiedere al Consiglio Comunale la deroga o no sui tempi della discussione, perché se una discussione così importante, così diciamo, che non può non essere sospesa, è giusto che comunque il Consiglio si pronunzi. Se no, se si sta per completare, non c'è bisogno di coinvolgere nella votazione il Consiglio Comunale. La stessa cosa per i 5 minuti per dichiarazione di voto. E allora, l'altra cosa che vi volevo comunicare è che, come ho già detto al primo firmatario, che è Andrea Carpita, sulla trasformazione dall'interrogazione alla mozione, siccome la mozione poi ci vuole un voto deliberativo, va sistemata per poi votarla. Quindi, se voi entro il prossimo consiglio, che sarà il 22, e già vi comunico che ci sarà poi il 7 di giugno, ci sarà il prossimo Consiglio Comunale ancora, così ve lo potete già. 22 aprile e 7 giugno. Però il 7 giugno riguarda la relazione annuale del sindaco con tutti gli assessori, per cui sarà un consiglio un pochettino più politico e più lungo. Mentre il 22 c'è il discorso dell'incompatibilità e altri punti all'ordine del giorno. Sì, no, venerdì. Il 7 mi pare che è venerdì. 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 Venerdì.
Il 7 è venerdì, mentre il 22 è lunedì. Poi sull'orario vi faccio sapere al più presto possibile. Comunque queste sono le prossime date, per cui tu comunque entro modificala, perché poi la vai inserita all'ordine del giorno. E allora io direi di passare. Certo, è quella che hai presentato tu. È l'interrogazione? No, è una copia. Fai la fotocopia, sì, fai la fotocopia. E allora io direi di passare subito al primo punto all'ordine del giorno. Vi spiego perché, praticamente, magari poi ve lo dirà meglio il segretario generale, praticamente c'è questo punto. Effettivamente, quando è arrivata la documentazione al protocollo, c'era il passaggio in Consiglio Comunale, perché è un discorso, diciamo, di modifica della parte urbanistica, e doveva andare in Consiglio Comunale. Hanno chiamato da Palermo e se non andiamo in Consiglio Comunale verrà un commissario. Io però poi magari non gliel'ho detto, mi è sfuggito, però ho letto che c'era anche un discorso sulle farmacie, che ci stavano commissariando pure su quello. Io vorrei essere il commissariato il meno possibile, per cui se mi arrivano le delibere noi non ci facciamo commissariare mai. Quindi poi ce n'era un'altra ancora, quindi erano due o tre che riguarda. Ho letto sul giornale, non so se è veramente così. C'era scritto così. Io non so se possono. Però è arrivata, cioè io ho letto questa cosa, c'era vabbè. Però l'hanno inserito. Quindi sarebbe meglio, così non spendiamo i soldi del. Quindi magari la prossima volta. Se. E quindi vale per la prossima volta così. Va bene. E allora io direi di passare al primo punto, che è realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, progetto esecutivo di raddoppio della tratta Giampilieri, Fiume Freddo primo lotto funzionale, Fiume Freddo, Taormina dei Doianni, progetto esecutivo della variante alla WBS, strada statale SI 113, parere ai fini dell'approvazione del progetto in variante al PRG, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 6581. Prego l'assessore Lo Monaco. Allora, sia presidente, consiglieri nuovi, auguro un buon lavoro. E in riferimento, diciamo, a questo punto, l'abbiamo visto in commissione. Però è chiaro che quando arriva una nota da parte di RFI, se uno poi va a vedere la lettera, alla fine c'è un link. Se uno clicca su quel link si scarica tutto il progetto, ma se uno va a stamparlo consuma un toner e praticamente 2 chili di carta. Allora il progetto ce l'abbiamo, è stato, diciamo, visto, ed è praticamente esclusivamente per diciamo, la stazione di Trappitello. E in pratica, sicuramente, preventivamente, qualcuno ha evidenziato che lì passava il tubo dell'acqua, passava la saia, eccetera. E quindi questi percorsi sono stati deviati. Infatti, quando c'è stato un problema d'acqua, ed era proprio in quella zona, che neanche sapevano che passava da lì, e quindi l'hanno riparato. Per ciò che riguarda invece la deviazione, che non è più quella naturale, ma c'è un sistema di diciamo
viene interrata con dei tubi che garantisce, diciamo, la continuità di questo flusso d'acqua. E per fare questo, in pratica, sono state coinvolte due particelle che sono descritte lì nel progetto. Però presentare e avere questo progetto approvato è stato nominato un commissario dallo Stato. Quindi questo commissario ha dato, da quando si è ricevuta la lettera, 45 giorni. Dopo i 45 giorni poi c'è stata un'altra proroga e questa proroga naturalmente investiva poi il Consiglio Comunale. Se non lo fate, lo faccio io. Quindi noi a questo punto, come tutti gli altri progetti, quando si presentano progetti RFI, perché se uno ci sta attento, infatti abbiamo avuto una riunione l'altra volta e abbiamo visto, ieri è la prima volta che vedevo la convenzione e le caratteristiche tecniche per ciò che riguarda Taormina, che non c'entra completamente con quello che stiamo parlando ora. Quindi oggi praticamente si prende atto che è stato che si approva il progetto e questo esproprio e si deve fare una variante al piano regolatore per le esigenze, diciamo, di RFI. Quindi non c'è, diciamo, nessun allarme per almeno di quello che ci può investire, perché quando parliamo di espropri noi abbiamo una storia alle spalle degli espropri e gli espropri uno bisogna stare sempre attenti, ma qui sono, diciamo, degli espropri che sono irrisori, quindi sono garantiti, diciamo, dallo Stato, perché è lo Stato che c'è diciamo in gioco. Quindi io dico, la Commissione ha dato parere favorevole e quindi io penso che non ci sono problemi per l'approvazione. Grazie. Grazie all'assessore. Io però, prima di dare la parola ai consiglieri comunali, volevo dire questo. Vediamo se ora passa il sindaco. Noi abbiamo fatto, dico, ne approfittiamo, visto che si parla di RFI, abbiamo fatto una delibera all'unanimità molto forte che riguarda il ritiro della convenzione, perché alcune cose non andavano secondo gli interessi della città di Taormina, e si è anche scritto parecchio sul discorso parcheggio Lumbi, due piani sì, due piani no. Ecco, se quando arriva il sindaco, vediamo se riusciamo a farlo prima della chiusura del punto, ci informa se ci sono delle novità sul rapporto Comune di Taormina RFI, sarebbe diciamo importante anche per il Consiglio Comunale sapere che effetto ha fatto e se ha fatto effetto quella delibera, diciamo, anche forte che abbiamo, Quindi io mi auguro che prima della chiusura della, o comunque se stiamo per chiudere, chiederò al sindaco di passare per, se ha informazioni o se ha notizie utili, perché comunque anche noi, diciamo, facciamo parte della, diciamo, di questo ragionamento che è molto importante per il futuro di questa città. Io intanto mi fermerei al punto all'ordine, poi prima di chiudere vediamo se il sindaco ha delle notizie importanti da darci. Chi vuole intervenire? Corvaia. Grazie. Il collega Composto ha fatto una comunicazione dicendo che i consiglieri comunali hanno un quarto d'ora di tempo, 15 minuti. Se poi sforiamo si chiederà l'autorizzazione, così come è sempre stato. Quello che voglio chiedergli però, perché qualche consiglio l'ho visto online, se questo vale per l'amministrazione. Perché mi sembra riduttivo farmi parlare 15 minuti e magari sentire, non so, un assessore che parla un'ora, no? Cioè, visto che sono ospiti, dobbiamo essere noi magari ad avere un confronto un po' più lungo rispetto all'amministrazione, che deve solo rispondere o comunque introdurre le delibere. Detto questo, sulla variante, dico, non c'è nulla da aggiungere. Io ho visto, anche se non ero in commissione, la proposta, ed è una variante che comunque credo, per quello che ci siamo detti da questa parte, che voteremo favorevolmente. E mi ha anche anticipato, perché io non ero presente alla delibera di revoca,
Come ha detto lei, è un atto molto forte, anche perché c'è un contratto stipulato con Ferrovie dello Stato, per cui credo, al di là del commissariamento che ci potrebbe essere per questa variante, credo che sia inopportuno produrre o proporre o imporre a Ferrovie dello Stato quello che c'è in questa proposta di delibera. Per questo anch'io volevo chiedere al Sindaco se dalla deliberazione ad oggi, nel tempo intercorso, è cambiato qualcosa, anche perché questa è un'opera di grande importanza per la città di Taormina. Cioè, noi immaginiamo il turista che oggi arriva all'aeroporto, prende la navetta, va alla fermata, poi deve prendere il treno, arrivare qua, salire con un altro bus, arrivare al terminal. Dico, sarà una cosa talmente innovativa per la città che noi non dobbiamo metterci contro Ferrovie dello Stato, noi dobbiamo dialogare, anche perché, se non ricordo male, ma questo mi può confortare anche l'assessore Lo Monaco, nelle opere compensative, dico, mi corregga se sbaglio perché vado a memoria, io perché l'iter è iniziato con il sindaco Giardina, è stato concluso dal sindaco Bolognari, per cui può darsi che io mi sbagli in qualche passaggio. Noi nelle opere di compensazione avevamo il collegamento tra la Madonnina e il parcheggio Lumbi. Se non ricordo male, ripeto, per le opere compensative dal parcheggio Lumbi a Fontana Vecchia, dove sarà stabilito che debba uscire l'altro collegamento, c'era da, non so se è stato fatto, da istituire un tavolo tecnico con la Regione. Doveva intervenire la Regione. Ecco, ora che è arrivato il Sindaco, magari ci faremo dire dal Sindaco se dopo la delibera, Sindaco, dico, se dopo la delibera che è stata votata in Consiglio Comunale ad oggi con Ferrovie dello Stato, in questo tempo c'è stato qualche sviluppo, e se il tavolo tecnico, allora dissero che doveva essere istituito con la Regione per l'altro collegamento Lumbi-Fontana Vecchia, sia già stato istituito, se lei ha avuto già la possibilità di confrontarsi con la Regione su questo progetto. Grazie. Allora, chi vuole intervenire? Gabercheck. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, Sindaco e Assessori. Per quanto riguarda, ma il collega Corvaia lo ha già anticipato, noi siamo favorevoli all'approvazione della delibera in oggetto, anche perché, dico, abbiamo preso atto del fatto che comunque è davvero una variante, una modifica irrisoria, soprattutto rispetto a varianti al progetto esecutivo di RFI che negli altri comuni destabilizzano totalmente il territorio. Faccio riferimento uno su tutti, al comune di Aliterme, che con l'approvazione della variante vedrà praticamente smantellata parte dell'area artigianale, una parte dell'acquedotto verrà totalmente spostato e ovviamente la viabilità interna verrà totalmente sconvolta e stravolta. Chiaramente qui parliamo di tutt'altro, nonostante chiaramente facciamo riferimento a degli espropri, sono comunque veramente dei passaggi irrisori rispetto a quello che è un progetto che abbiamo detto assolutamente importante per tutto il nostro comprensorio, non solo per Taormina, e che va comunque distinto dal discorso della revoca della convenzione che noi abbiamo appunto revocato qualche mese addietro, anche noi stessi che precedentemente abbiamo approvato questo importante progetto, ma chiaramente ci siamo resi conto, lo diciamo fino a poco fa col consigliere Passalacqua, forse qualcosina c'era sfuggito sul discorso delle opere compensative. Chiaramente è una battaglia che va portata avanti, sappiamo anche però che per l'entità di questo progetto, nonostante tante amministrazioni comunali del nostro comprensorio stanno lottando veramente in maniera importante, ahi noi, basta un colpo di penna per far valere zero le ragioni delle nostre amministrazioni, ma questo non ci farà assolutamente desistere, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie Manuli.
Presidente, signor Sindaco, colleghi, ne approfitto per intervenire rispetto a quella che è stata l'introduzione fatta al Presidente Composto, dove effettivamente vi è l'opportunità di fare un attimo una considerazione su quella che è stata fino ad oggi, diciamo, la strategia adottata con RFI, perché se è vero quello che diceva il consigliere Corvai, ovvero dell'importanza strategica dell'opera, questo Consiglio Comunale in quella seduta ha valutato che la strategia migliore per ottenere il miglior risultato negli interessi della città fosse intraprendere questa iniziativa di rottura. È vero però, lo stiamo un po' tutti avallando, che chiaramente è un confronto con lo Stato e Ferrovie, appunto, quindi diciamo dei soggetti molto importanti. Quindi chiedo anche io diciamo, un aggiornamento su che cosa ad oggi abbiamo ottenuto da questa strategia nei confronti di RFI, anche considerando che probabilmente nel corso del tempo, quando la nuova stazione entrerà in vigore, viene in mente che la stazione che noi abbiamo oggi attualmente in uso non avrà più una funzione, quindi anche lì si aprirà probabilmente poi un altro capitolo nel capire che ne sarà di quella stazione, e considerando che ha una valenza artistica indubbiamente importante, una stazione in stile Liberty, e anche considerando, per parlare di cose che possono essere un po' più popolari, è stata set di diversi film che sono stati girati a Taormina, anche immaginare cosa quella stazione possa poi rappresentare nell'offerta turistica per la città di Taormina, quindi anche capire a lungo termine che cosa andremo a fare. Quindi grazie. Grazie. Chi vuole intervenire? Allora, prima di dare la parola al sindaco, rispondo al consigliere Corvaia. Naturalmente anche gli assessori devono rimanere compatibilmente con l'argomento nei 15 minuti. Certo, se un argomento è importantissimo, che ne so, parliamo di piano regolatore, che ne so, la proposta di piano regolatore è inutile, cioè non gli puoi dire a un assessore parla 15 minuti, quindi ci vuole anche un po' di buonsenso, e naturalmente il Consiglio darà la deroga, perché comunque parliamo di una cosa che riguarda un argomento troppo vasto. Stessa cosa il sindaco, quando ci viene a dire 10 cose, perché comunque il sindaco è la massima autorità politica, cioè abbiamo naturalmente anche il piacere e il vantaggio di sentirlo, perché qua questa è la culla della politica. Certo, diciamo, compatibilmente con i tempi e con i modi. Quindi se ha 10 cose da dirci andrà in deroga, però dico, il buonsenso è poi alla fine quello che c'è sempre stato e continuerà a esserci. E allora diamo la parola al sindaco, vediamo se ci può dare qualche notizia rispetto a quella delibera forte che abbiamo fatto di revoca della convenzione tra il Comune di Taormina e RFI, che è stata una delibera all'unanimità da parte del Consiglio Comunale. Se ci sono cose, se ci sono novità, se no va bene. Prego al sindaco. Grazie Presidente, signori consiglieri comunali, assessori, ringrazio il consigliere Corvaia per aver sollecitato ovviamente anche la consigliera Gambeshek e chi anche ha proseguito su questa linea di avere sollecitazioni per i chiarimenti sull'atto forte che abbiamo fatto. Posso dirvi questo, che abbiamo evitato la devastazione che era stata deliberata, ci sono stati già gli incontri del caso e posso darvi un termine. Entro luglio ci ritroveremo in Consiglio Comunale ad a prendere atto di come sono cambiate le cose. Oggi altro non posso aggiungervi perché le soluzioni anche su cui si sta lavorando stanno portando a verifiche tecniche che comunque già informalmente sappiamo che hanno dato un esito positivo, e devo anche dire che c'è stata la disponibilità da parte dell'interlocutore nel modificare quella che comunque era una posizione che era balorda. Definirla tale credo che sia anche un complimento. Mi approfitto, Presidente, per aggiungervi un altro aspetto, e che riguarda la conferenza stampa che noi oggi abbiamo fatto presso Palazzo Zanca, e che esattamente con la stessa strategia, la stessa tecnica, ci ha visto nei rapporti con Siciliane Acque, di cui abbiamo tenuto ovviamente la questione riservata, perché puntavamo a risolvere definitivamente il problema strutturale dell'approvvigionamento idrico
del comune di Taormina nella fase già che si comincia ad apprestare. È stato questo un risultato importante, ha visto più enti coinvolti e soprattutto trova la soluzione definitiva in modo strutturale a quello che è la carenza idrica che si registrava, si è sempre registrata nei periodi in modo particolare di luglio ad agosto. Stessa metodologia stiamo adottando per quanto riguarda il RFI, ma non solo, il Binding e quant'altro, quindi posso dire al Consiglio Comunale in questo momento che la scelta forte che è stata fatta e che voi avete condiviso sta portando i suoi risultati. Entro luglio avrete in aula i risultati anche con i diretti interessati e quindi questo vi voglio ringraziare. Ne approfitto, Presidente, per l'ultima cosa. È mio desiderio, l'avevo espresso, lo dico anche ora così, presentare e dibattere col Consiglio Comunale la relazione sul primo anno di attività e non so se avete avuto modo già di parlarne, di farla il venerdì 7 di giugno in modo tale che si abbia la possibilità di poter fare un primo resoconto. Potete parlare anche di voi, io volete, sono a vostra disposizione anche da primo pomeriggio. Ovviamente io a Messina ho parlato allora 14 ore per quanto riguardava la relazione del primo anno di attività, ma era Messina. Fatte le dovute proporzioni, no, lo dico perché parlavate di tempi, giustamente, ecco, diciamo, fatte le dovute proporzioni, sicuramente la relazione avrà una sua richiesta temporale, ma perché sono tante le cose di cui io devo dare conto ed è giusto che sia così ed è ovvio che questo poi apre a un confronto, per come prevede la legge, col Consiglio Comunale su una relazione che comunque sarà depositata già da un punto di vista di relazione strutturale e strutturata 10 giorni prima, quindi questo prevede la legge per quelle che sono gli argomenti che saranno trattati. Poi è ovvio che dagli argomenti che io depositerò insieme agli assessori sarà poi resa anche in termini discorsivi la relazione, però il deposito di quelli che sono gli argomenti che riguarderanno la relazione, proprio perché i consiglieri comunali devono avere 10 giorni prima le informazioni su cui si dibatte, quindi le informazioni saranno depositate 10 giorni prima, gli argomenti su cui noi punteremo la nostra relazione in modo tale che ciascun consigliere comunale possa documentarsi già sul contenuto della relazione. La discorsività ovviamente per quanto mi riguarda è una comunicazione che è conseguenziale alla relazione che ho depositato e che naturalmente sarà molto discorsiva per come ho sempre fatto e d'altronde per come consente la legge. Grazie. Grazie. Io consiglierei forse di farla magari in tarda mattinata, perché se no, che dite, poi magari facciamo verso le 11 di venerdì, eh? Poi magari casomai facciamo un piccolo break e poi riprendiamo, facciamo venerdì, ok? Facciamo alle 11, ok? Poi magari inizierà alle 11 e mezza, poi facciamo prima, sentiamo le relazioni e poi magari nel primo pomeriggio i consiglieri poi possono... Il 7 giugno. Va bene, quindi 11 e mezza venerdì, mentre il 22 la facciamo di primo pomeriggio, come? Mentre il 22 facciamo 16:30 il 22? I punti poi abbiamo detto che era incompatibilità e qualche altro punto. No, c'è quello, c'è la mozione, c'è qualche altra cosa che dobbiamo mettere dal punto di vista, forse ora ce lo dirà la dottoressa Latorre. Vabbè, ora ne riparliamo dopo su questo, ci sono altri punti da mettere, saranno un 3-4 punti di giorno 22. E allora riprendiamo, se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire per dichiarazione di voto. Claudio, per dichiarazione di voto. E allora? Allora, non ci sono interventi. E allora poniamo in votazione chi è favorevole al punto numero 1, realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, progetto esecutivo e raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo primo lotto funzionale, all'unanimità. E allora
Passiamo al secondo punto. Deve entrare la dottoressa La Torre. Vabbè, se c'è la dottoressa La Torre la facciamo entrare un attimino. La chiamate, per favore. Allora, articolo 175 della legge numero 267 del 18 agosto 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024. Prego all'assessore Sterantino. Grazie Presidente, buon pomeriggio, colleghi di giunta, consiglieri comunali. Sì, si tratta di una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 a seguito che noi abbiamo approvato praticamente in forte anticipo e quindi da quelli che sono stati poi gli andamenti degli incassi di alcuni tributi si è reso necessario effettuare una variazione. Oltre alla variazione in negativo per quanto attiene le entrate, abbiamo anche una variazione in positivo di circa 150.000 euro sulla base di un decreto assessoriale delle autonomie locali e funzione pubblica per quanto attiene il contributo straordinario sui maggiori oneri che l'ente ha sostenuto per il 2023 in tema di sicurezza urbana, promozione turistica e decoro urbano. Quindi nell'ambito degli assestamenti di bilancio che sono stati fatti e si fanno da un punto di vista tecnico è risultato necessario effettuare questa variazione. Chi vuole intervenire? La Commissione? Sì, intanto la Commissione. Sì, grazie signor Presidente, consiglieri, colleghi, signor Sindaco, Assessori. La prima Commissione si è riunita giorno 5 scorso, erano presenti Brogato, Gullotta, Corvaia, Bambara, Campisi, l'Assessore Sterantino e la Dottoressa La Torre. Sull'argomento ha esposto la Dottoressa La Torre, i consiglieri di maggioranza si sono espressi favorevolmente, il consigliere Corvaia si è riservato di trattarlo poi e di rispondere in sede di Consiglio Comunale. Forse la dottoressa La Torre ci voleva approfondire un attimino la... però non c'è. Ma chissà dov'è? Vai, Ok. Prego. C'è? Beh, intanto, non so, volete la presenza della dottoressa La Torre oppure per voi è indifferente? Se no, sospendiamo e aspettiamo che arriva e in ufficio. Come volete voi? Avete qualche domanda da fare alla... Vi interessa, dico, la presenza? No. E allora avanti, dai. Allora, gli diciamo pure, non c'è bisogno di venire.
O neanche per la prossima delibera? Così gli dico di non venire, casomai. Ah, ok, viene. Allora, prego, intanto apriamo il dibattito, se volete. Prego. Vabbè, intanto sta avvenendo. Sì, però dico su questo, sul regolamento probabilmente c'è qualche altra cosa. Intanto chi vuole intervenire su questo? Scusate, su questo punto chi vuole intervenire? Nessuno. E allora, dichiarazione di voto? Prego, Giardina. Grazie Presidente, componenti della Giunta, colleghi. Allora, il mio intervento su questa proposta deliberativa è per lo più ad evidenziare il tecnicismo, la novità, il tentativo che questa amministrazione sta facendo, anche diciamo, ponendo particolare attenzione a quelli che sono i conti, di appunto rettificare o migliorare o adeguatamente ponderare eventuali variazioni previsionali o comunque in buona sostanza cercare di rendere il più fedele possibile a quella che è la realtà, quello che per quanto nella fattispecie riguarda un introito, una voce di bilancio. Questo potrebbe sembrare un sofismo, potrebbe sembrare una soverchieria, per utilizzare un termine non in italiano, siciliano. Però in realtà secondo me è significativo, è un elemento che deve fare riflettere anche tutti noi consiglieri comunali, ci tranquillizza, quasi ci rassicura, perché evidentemente c'è qualcuno che, ed era il motivo per il quale io volevo la presenza della dottoressa della Torre, la presenza che è qua dell'assessore al ramo, che fondamentalmente prova e in atto fino ad ora ci sta garantendo su quell'attenzione che, per carità, nessuno dice che è mancata nei precedenti anni, ma che in questo momento è fondamentale anche alla luce del periodo storico che noi stiamo vivendo a Taormina, e pertanto la dichiarazione di voto, che ovviamente è favorevole da parte della maggioranza, la utilizzo più che altro per lodare, per evidenziare questa particolare attenzione che gli uffici e che l'assessore pone e che pone in essere per rendere il più tranquillo possibile il voto da parte di noi consiglieri. Grazie Presidente. Grazie. Chi vuole intervenire? Se non ci sono, Corvaia. Quasi quasi il collega Giardina mi ha rassicurato sull'operato della dottoressa La Torre. Mi sento veramente un po' più tranquillo, collega Giardina. Diciamo che non è proprio così, diciamo che è un errore di previsione. La presenza della dottoressa La Torre era importante in quest'aula per capire cosa non ha funzionato. Non è che mi rassicura, vorrei capire cosa non ha funzionato. Per cui, se l'assessore è in grado poi di dirci perché di una previsione sbagliata, magari ci fa una cortesia. L'altra cosa, assessore, sulle 150.000 euro... Dico, queste somme sono vincolate, giusto, in entrata e in uscita. Non vorrei che parta un contributo, che ne so, a un'associazione, dico, una festa, un qualcosina, no? Dico, sono vincolate in entrata e in uscita, per cui queste somme verranno spese per l'arredo urbano. Perfetto, grazie. Vabbè, vediamo se c'è qualche altro intervento e poi... Ci sono altri interventi? Manuli. Intervengo più che altro perché condivido il punto espresso dal consigliere Giardino, ovvero l'attenzione alla gestione dei bilanci, e quindi noi, da quello che è stato relazionato, si tratta di un aggiustamento della previsione di entrata.
Chiedo però, visto anche il parere dei revisori dei conti che pongono l'attenzione nel fare particolare attenzione a quella che è la previsione di entrata, se per caso ci sono poi altre cose di cui dovremmo tenere conto e attenzionare all'interno di questo previsionale che magari potrebbero venire meno nei prossimi mesi o prossimi anni. Però condivido il punto del collega Giardina sull'attenzione posta ai conti da questa amministrazione nell'andare a modificare subito il previsionale. Vuole intervenire? Passa l'acqua. Grazie Presidente. Io volevo chiedere al Vice Sindaco se c'è già un piano che preveda l'utilizzo di questi fondi. Siamo ormai talmente poco abituati a ricevere fondi che io sono quasi incredulo su questo. Siccome i fondi sono, mi pare di aver capito, vincolati, e data l'importanza del vincolo, c'è già un progetto di massima sul loro utilizzo oppure dico è una cosa ancora da valutare? Ma questo soprattutto perché si tratta di un utilizzo che è stato sottostimato nel tempo, sottovalutato, per cui i comuni hanno sempre destinato tra i pochi fondi che hanno una piccolissima parte, quindi credo che sia un argomento importante, almeno per quanto mi riguarda vorrei capirne di più, grazie. È arrivata la dottoressa Alla Torre, per cui preferisce chiedergli alla Torre questo oppure... È arrivata la Torre? Ora è qua. No, in dichiarazione di voto. È vero, sono d'accordo con te. No, sono d'accordo. Beh, diciamo che effettivamente c'è stato questo piccolo qui pro quo che la dottoressa non c'era, per cui il buon senso lo dobbiamo utilizzare, nel senso che se ci fosse stata la dottoressa non potevamo in dichiarazione di voto, non c'è stata. Intanto questo penso che su questa richiesta che ha fatto consigliere, il capogruppo Passalacqua, lei è in grado di rispondere? Prego. Se no c'erano, volevano la dottoressa. Niente, nulla. Nulla Presidente, sì, è più tecnica, dico, ma lei più che una domanda tecnica ha fatto anche una domanda, io oserei dire, quasi politica in realtà più che tecnica. Sì, assolutamente. Dico, ma io le rispondo, non è un problema, io le ricordo due cose. La prima molto importante è che il documento di bilancio cosiddetto previsionale è un documento altamente elastico, proprio per la sua natura. La seconda cosa molto importante, che forse non era la città, i consiglieri comunali, la giunta non era abituata, è che il previsionale 24 è stato approvato al Consiglio Comunale a dicembre 2023 e non come negli anni precedenti a fine anno. Cioè il previsionale 22 fu approvato a dicembre 23, quindi diciamo già con dati consuntivati dove non si poteva sbagliare, perché i dati erano quelli, assessore, dico, lei lo sa perché noi ne abbiamo discusso, lei era l'assessore al bilancio, mi pare, no? Nella passata amministrazione, io lo so, ci parlavamo spesso, no? Quindi si cercava di collaborare e quant'altro, io, quindi lei ha fatto approvare al Consiglio Comunale dei bilanci previsionali già consuntivi, quindi il dato era impossibile da sbagliare, perché il dato era fotografato, era quello. Qua giustamente si è pensati, sulla scorta di quello che era un trend visto e accertato, di ambire a dei numeri più importanti. Quindi quello che era il 2022 fu 5 milioni di incassato. Nella realtà nel 2023 questi 5 milioni che lei nel bilancio che aveva fatto approvare il Consiglio Comunale erano 5, sono diventati 6 con l'azione che è stata messa in atto. Si sperava con l'azione sempre di recupero e quant'altro di poter recuperare qualcosa in più, nella realtà non è stato questo, come ora dirà la dottoressa Latore, ci si è attestati su circa 6 milioni e rotti, che erano quelli che abbiamo incassato
nel 2023. E siccome quelle spese, come lei ha ben detto, sono in entrata e quindi significa che vanno a rimpinguare dei capitoli di spesa, noi in maniera molto prudenziale, onde evitare di correre nell'errore di spendere ciò che non abbiamo, come magari si è fatto negli anni con i famosi residui attivi praticamente fittizi, abbiamo pensato subito di apportare, proprio perché vogliamo essere precisi e vogliamo dare certezza e sicurezza al Consiglio Comunale, le verifiche, gli assestamenti del caso. Quindi questo è sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista, diciamo, anche politico. Aggiungo anche che ovviamente fare un anno prima le previsioni di incasso su una tassa particolare non è così semplice, o non né il sindaco né tantomeno la dottoressa Latore possono, diciamo, con un anno di anticipo comprendere quali saranno. Si è pensato di, magari poi nell'arco degli anni, nell'arco del periodo, magari recupereremo, perché come lei spiegava l'altra volta esiste il ravvedimento operoso, no? Giusto? Quindi magari ora qualcuno si ricorda che non ha pagato, faranno il ravvedimento operoso e quindi incasseremo quello che in realtà aveva. Ma l'accertamento non è che possa. Dico, a proposito dell'altro giorno, dico il ravvedimento. No, non è il dibattito. Sì, sto dicendo, io stavo parlando. Giusto, Presidente. No. Scusa. Ho cercato di risponderti. Ma ho cercato di rispondere alla sua domanda. E ho risposto. No, perché fuori strada? Ho detto soltanto che quella rettifica assestamento che abbiamo fatto, probabilmente, con quell'istituto che è riconosciuto a tutti, è possibile che si recuperi. Soltanto questo, non mi pare di aver detto cose dell'altro mondo. E allora, sì, diciamo. Sì, Marcello, consigliere Passacqua, sì. Dico, purtroppo assessore Sfera non c'è, però dico, saranno spesi per l'arredo urbano. L'obiettivo è praticamente i famosi nuovi cestini da mettere sul Corso Umberto e sulla via Teatro Greco, a posto dei sacchetti di plastica trasparenti. Questi fatti in pietra di Taormina con la ripartizione per la raccolta differenziata e quant'altro, quindi hanno questo obiettivo di spesa. E allora, siccome eravamo in dichiarazione di voto, se c'è qualche altra dichiarazione di voto, se no passiamo subito alla votazione. E allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione del punto numero 2, articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 2000, variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio finanziario 2024. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. Allora, passiamo al punto numero 3, regolamento per la compensazione delle entrate comunali. Prego, assessore Sterantino. Sì, Presidente. Allora, nell'ottica di fornire gli uffici comunali, l'ufficio tributi, l'ufficio ragioneria, di strumenti atti a porre in essere quell'attività di recupero che ci siamo posti fin dall'inizio del nostro insediamento, si è introdotto un regolamento sulla compensazione delle entrate comunali. Questo regolamento ha un duplice obiettivo: da una parte è quello di dare l'opportunità all'utente, ovviamente, di ottemperare a quella che è la propria posizione debitoria nel confronto del comune, utilizzando eventuali crediti certi ed esigibili; dall'altra è anche si dà più potere, quindi un ulteriore strumento all'ufficio tributi per poter
in alcuni casi recuperare anche d'ufficio delle somme che rimangono praticamente bloccate e vincolate. Questo ovviamente la compensazione ci consente anche di ridurre attraverso proprio questo istituto quella che è anche la significatività dei cosiddetti fondi che noi accantoniamo per le passività potenziali. E quindi quando noi non abbiamo certezza di incassare determinati crediti siamo costretti praticamente a stanziare questo fondo che comporta una perdita di potere di spesa da parte del comune. Ovviamente l'amministrazione prima di pagare quello che è il debito verso il soggetto terzo chiede ovviamente al soggetto di ottemperare a quella che è la parte debitoria e quindi il soggetto ha tutta la tempistica per poter ovviamente ottemperare. Dopodiché, in caso contrario, e non avvenga questo, il dirigente dell'area economico-finanziaria ha la possibilità di effettuare la compensazione d'ufficio. Quindi il regolamento ovviamente discerne e evidenzia quelle che sono le eventuali posizioni debitorie, ad esempio un debito tributario oggetto di che è già in carico ad altro soggetto o oggetto di contenzioso non potrà essere oggetto di compensazione. Dico, i punti, i vari debiti tributari che non possono oggetto di compensazione sono in maniera diciamo chiara espressi niente, quindi è come si tratta solo di rafforzare quella che è l'azione posta in campo a partire da Salvata Ormina per quanto attiene il recupero e la lotta all'evasione tributaria. Grazie. E allora la Commissione? Sì, signor Presidente, la Commissione si è riunita sempre nella stessa giornata di giorno 5 con i componenti di cui prima e si è espressa all'unanimità favorevolmente alla proposta di delibera. E allora, intanto c'è la dottoressa La Torre, per cui se poi abbiamo bisogno di una... se c'è bisogno lo chiediamo e lei entra. Lo chieda e lei entra. Prego, Corvaia. Allora, cortesemente, collega Composto, se fa entrare la dottoressa perché ho una domanda da fargli. E poi adesso mi rivolgo a lei, collega Composto. A me, mi guardi, o non lo dice. La prossima volta si rivolge a me con collega Corvaia senza o. O né pecore, né in altri posti, non in aula consigliare. E poi questo sistema a me non piace. Dopo che facciamo la dichiarazione di voto non può parlare l'assessore. Perché se l'assessore dice castronerie, io in dichiarazione di voto devo avere la possibilità di dire che ha detto una castroneria. Non mi faccia fare la dichiarazione di voto prima e dopo parla l'assessore. Perché l'assessore non può fare riferimenti ad altre cose. Io faccio una domanda e lui risponde a quella domanda. Se no, fuori argomento, possiamo uscire tutti. Siamo bravissimi, Sterantina, a uscire fuori. Io ho posto una domanda che è politica, ma volevo solo sapere se quei soldi sono vincolati, cosa che hai risposto dopo correttamente, all'acquisto di qualcosa o alla funzionalità di qualcosa che riguarda la città di Taormina. Non te ne andare a ravvedimenti operosi, a cose che io non ho detto e non ho chiesto. Va bene? La dottoressa La Torre c'è cortesemente. Allora, su questo regolamento, dico, io lo chiedo in modo molto sereno, tranquillo, che dico, mi sembra anche una cosa vantaggiosa, ma se non ricordo male, noi abbiamo tentato di fare un qualcosa del genere senza regolamento. Ora, non mi va di citare il contribuente, non mi va di fare esempi, perché a differenza del segretario io conosco qual è la legge sulla privacy. Forse magari a lui poi gliene darò una copia, ma gliela darò in altre sedi, non in questa. Per cui so che lei si ricorda bene qual è il caso specifico dove siamo andati a compensazione. Per cui lei mi ricordo e mi diceva che questa cosa non si poteva fare. Ora, se ci rassicura che comunque
non c'è nulla contro legge, mi dico, io lo accetterei volentieri da parte sua una spiegazione, grazie. Prima di dare la parola alla dottoressa La Torre, si sieda. Prima di dare la parola alla dottoressa La Torre, le volevo dire, rispondere io. E allora, le volevo dire questo, che lei ha parlato, nessuno l'ha disturbata, nessuno ha fiatato. Quindi quando parlano gli altri, lei non deve parlare, lei deve stare in silenzio, deve rispettare le regole, perché non siamo a casa nostra. Quindi qua ci sono delle regole da rispettare, le rispetti pure lei, quindi io sono qua per fare rispettare le regole da tutti, compreso lei. Quindi il mio sollecito è a stare in silenzio quando parlano gli altri, perché quando parlano gli altri, quando parla lei, nessuno la disturba. E io sono qua a garantire che lei parli senza essere disturbato. Quindi come lo faccio per lei, e lei ha parlato tranquillamente, ha detto tutto quello che ha voluto e nessuno l'ha disturbata. Lo stesso concetto va salvaguardato ogni consigliere comunale. Lei non è un'eccezione, lei è uno dei 16. È uguale. E io la tratterò allo stesso modo. Sul discorso di chi deve dare la parola, lo dico io, non lei. Quindi se io voglio dare la parola all'assessore, la do. Se lei pensa che io sbaglio, faccia le sue valutazioni e faccia quello che vuole. Ma qua la parola la do io, al sindaco, all'assessore, al consigliere, la do io. Io apro, io chiudo, io stacco e io attacco. Questa è la regola. Quindi le regole vanno rispettate da parte di tutti. Da parte di tutti, nessuno escluso. Questa è la regola. E allora, prego dottoressa, si può avvicinare, poi chi entra, chi esce, chi si alza, chi invita, sono sempre io. Nessun altro. Quindi prego, ora si può accomodare e può parlare la dottoressa, prego. La piena autonomia. Prego. Dico, appena detto che l'istituto della compensazione è previsto per legge, secondo le normative richiamate dell'articolo 1 ho inserito sul regolamento. E, il regolamento delle entrate prevedeva la compensazione, approvato il 7/7 del 2020, però era un articolo di legge che non disponeva in maniera procedimentale quelle che erano le fasi che erano in capo sia all'utente, al contribuente che al comune, per cui si è reso necessario, opportuno regolamentare anche questo istituto in maniera chiara, in modo da dare modo ai contribuenti di poter avere davanti un regolamento che disciplinasse l'iter procedimentale per poter presentare un'istanza qualora un utente si fosse ravveduto sulle quelle che erano i pagamenti afferente a un tributo rispetto ad un altro, qualora questi fossero inferiori. Quindi nei casi in cui, come lei citava, non previsti, effettuati in assenza di regolamento, c'era comunque una delibera di giunta. Quindi, mentre col regolamento sia l'ufficio finanziario che l'ufficio tributi può in autonomia, secondo il regolamento, procedere alla compensazione senza passare da nessun organo politico, né consiglio comunale né tantomeno la giunta. Quindi è uno strumento che agevola, si è fatto appunto per agevolare e per evitare che gli uffici venissero intasati da tutta una serie di burocrazia che consente al contribuente di chiedere il rimborso su un tributo magari versato in maniera eccedente rispetto a un altro. Quindi penso di essere stata esaustiva rispetto a quello che voleva sapere. Grazie alla dottoressa La Torre. Chi vuole intervenire? E allora, per dichiarazione di voto? Chi vuole intervenire? E allora, se non ci sono... Corvaia, prego.
Bene. Collega Composto, dico, era andata benissimo la seduta. Ho fatto solo un'osservazione. Lei si è posto come il podestà, lei non è il podestà. Io ho detto solo che una volta che parliamo noi consiglieri comunali e chiude un assessore, non c'è più possibilità di replica. Perciò faccia rispondere l'assessore e chiudono i consiglieri comunali. Se lei intende condurre così, la mia educazione e la mia calma che ho ottenuto oggi, purtroppo non la posso più tenere in quest'aula, mi comporterò in modo diverso. Per quanto riguarda la proposta di delibera, Andrea, il voto dell'opposizione sarà dell'astensione. Grazie. Grazie. E allora, se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il punto, anzi, prima di porre in votazione, perché poi chiudiamo. No, nell'opposizione. No, no. Allora, e allora, ricapitolando. Facciamo lunedì 22 alle ore 16:30, poi vi arriverà comunque la comunicazione l'ordine del giorno, diciamo, del prossimo Consiglio Comunale, lunedì 22 ore 16:30, mentre poi sarà venerdì 7 giugno alle ore 11, relazione annuale del sindaco, va bene? E allora, prego, però siamo in dichiarazione di voto, quindi non c'è più dibattito, deve solo dire se è favorevole, contrario, no. O se il gruppo, quello che decide il gruppo di fare, non siamo in dibattito più. Il gruppo ha deciso di astenersi, ma io volevo aggiungere una cosa, mi preme perché uscirò leggermente fuori argomento, ma mi preme, io non riesco a non dire ciò che penso. Io mi auguro, e lo ripeto per l'ennesima volta, che il poco tempo che abbiamo a disposizione in questo Consiglio lo impieghiamo per discutere di fatti seri. A noi interessa portare avanti questa città, a noi interessa essere fattivi, le polemiche cortesemente, da qualunque parte esse vengano, lasciamole da parte. Le polemiche sono sterili, non producono nulla. A ricordo mio, da quando sono in vita, non ho mai visto una polemica produttiva. Ho visto critiche produttive, ma le critiche devono essere motivate. Le polemiche, questo è un mio pensiero personale, non mi esprimo da capogruppo, non mi esprimo in altro senso. Credo che dovremmo impegnarci a parlare di problemi seri e di avere il poco tempo che abbiamo a disposizione per discutere di questi. Abbiamo mille argomenti, io adesso non voglio continuare, ma potremmo trattare tante cose che finora non abbiamo trattato. Impegniamoci su questo, cerchiamo di canalizzare le nostre energie, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Condivido in pieno il suo intervento e siamo qua a disposizione. E l'opposizione, se vuole, può anche proporre, cioè il regolamento prevede che anche il Consiglio Comunale e quattro consiglieri possono proporre anche il Consiglio Comunale quello che vogliono. Per cui dico massima democrazia da questo punto di vista e concordo con lei che il tempo è poco, diciamo, e quindi dobbiamo utilizzarlo nel miglior modo possibile. E allora passo subito alla votazione del punto numero 3. Chi è favorevole al regolamento per la compensazione delle entrate comunali? Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 4. Grazie a tutti, alla prossima. Sì. Buonasera, grazie. Grazie Presidente. Ciao.